Sassari giovedì ha vissuto un momento intenso in concomitanza con tutte le piazze del mondo che hanno aderito all'iniziativa. Può sembrare un problema tutto al femminile quello degli stupri, ma tra le oltre 600 donne che hanno partecipato al flash mob che si è svolto tra Piazza d'Italia e Piazza Moretti si è visto anche qualche maschietto. Pochi per la verità, mosche bianche in mezzo ad un oceano rosa, battagliero e agguerrito per rompere le catene, break the chain, così come cantava l'inno ufficiale della manifestazione. Un problema che evidentemente coinvolge tante donne, i dati parlano di una donna su tre che subisce violenza ed è per questo che la mobilitazione pacifica ha avuto tanto successo. E non è un caso che una delle piazze prescelte per far danzare donne, mamme, sorelle, ragazzine sia stata Piazza Moretti, la piazza dedicata a Monica Moretti, uccisa da uno stalker una decina di anni fa a Sassari. Madrina d'eccezione, la showgirl Michelle Hunziker, fondatrice dell'associazione Doppia Difesa a sostegno delle donne vittime di abusi. Anche lei ha ballato con tutte le persone che si sono radunate in Piazza d'Italia per un momento di condivisione e di riflessione su un dramma che si consuma ogni giorno, dovunque. Quante sono ogni giorno le donne umiliate, picchiate, violentate, uccise dagli uomini? Non lo sappiamo con precisione. Questa constatazione, dolorosa e vera, segnala un disagio profondo. Le morti e le violenze subite dalle donne in Italia sono diventate un fenomeno sociale e spesso sommerso, ormai incontrollabile. Nel 2012 sono state uccise nel nostro paese 127 donne, una ogni tre giorni. La dimensione di questa strage è talmente impressionante da generare addirittura una nuova parola, femminicidio. È ora di spezzare le catene. Break the chain! La Direzione Generale e quella sanitaria dell'ASL hanno disposto una nuova riorganizzazione del servizio di diabetologia. Sono stati messi a disposizione gli ambulatori del primo piano del Palazzo Rosa, che potranno garantire la presa in carico del paziente diabetico e l'assistenza a 12 ore per 3 giorni alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8 alle 20, mentre il martedì, il giovedì e il sabato dalle 8 alle 14. L'obiettivo della direzione generale è quello di garantire l'assistenza a 12 ore tutti i giorni. Il centro di via Montegrappa, oltre le consuete visite mediche di controllo, sarà in grado di garantire le prime visite sia mediante prenotazione CUP, sia con accesso diretto su richiesta del medico di medicina generale in casi di urgenza. Sarà garantita anche la consulenza per diabetici ricoverati nei vari reparti ospedalieri e per i pazienti che accedono al pronto soccorso nei casi di prima visita, i diabetologi del centro attiveranno i programmi educazionali somministrando all'utente i consigli utili per l'autogestione della patologia. I pazienti diabetici, già seguiti nell'ambulatorio di Via Tempio, dovranno presentarsi presso il servizio di diabetologia, primo piano del Palazzo Rosa, per essere presi in carico. L'appuntamento potrà essere fissato anche contattando i numeri telefonici 079 20 61 603 e 079 20 61 485. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Natale G in radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se volete chiamarci e prenotare il vostro intervento in trasmissione o info@telegi.tv se invece volete mandarci una mail. Ed è proprio una mail di una telespettatrice, quella che oggi vado a leggervi, una mail particolare, la quale è indirizzata al sindaco, in realtà non è indirizzata a noi, però noi cioè ci è stata inviata per conoscenza e noi ve la leggiamo perché ci è stato chiesto di farlo. Signor sindaco, sono 6 anni circa che ho aperto la mia attività e non con pochi sacrifici e vorrei che lei mi rispondesse almeno questa volta. Le altre ha glissato.
ad alcune educate e lecite domande che le faccio da cittadina, che puntualmente paga tasse ed affini e che non riesce ad ingoiare, tra virgolette, comportamenti scorretti. Perché in via Principessa Maria non vediamo mai un vigile e c'è perennemente lo scarico merci occupato da macchine non autorizzate? Perché le aiuole sono lasciate allo sbando e se ci pensiamo noi ad abbellirle arrivano i mesi comunali e minacciando verbali ci demoliscono ed uccidono le piante che noi acquistiamo e curiamo? Perché l'illuminazione dei lampioni stradali è pressoché nulla nel tratto dopo Piazza Marconi e la sera, non vedendo mai pulizie e carabinieri di quartiere, siamo sempre a rischio rapina, dato che al Palazzo Rosa, in via Montegrappa, abbiamo il SERD e i tossici, farabutti e zingari malintenzionati non mancano mai? Perché ogni tanto non si fa un giro sia la mattina che la sera dalle nostre parti per accertarsi se le interessa dei nostri gravissimi disagi e disservizi? Perché non ha mai coinvolto anche noi nelle manifestazioni da lei organizzate per aiutare il commercio? Noi non siamo forse degni? O pensa che siamo ricchi dalla situazione? Per concludere, signor Sindaco, a notizia dello spazzino della nostra zona. Sono 6 anni che io e i miei vicini commercianti spaziamo a marciapiede e sembra una beffa, ma ci accolate pure una tassa mondezza, a nostro parere, ingiustificata. Per il momento concludo, anche se avrei molte altre domande da farle, ma se almeno volessi rispondere a queste sarebbe già un inizio. Silvia Manca. La signora si è firmata, ci ha chiesto appunto di specificare nome e cognome, quindi noi non facciamo nessun commento e come sempre a me non rimane altro che salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima. Ciao. Il primo sabato di Quaresima, il Cristo in croce viene portato dai confratelli di Santa Croce, dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie, alla cattedrale di Sant'Antonio Abate, al canto del Miserere, Fuggi Fuggendi, e dove viene innalzato e coperto con un velo nero. Qui per la prima volta viene eseguito un canto chiamato Miserere d'arredo all'altario, poiché viene eseguito dai cantori della confraternita dietro l'altare. Questo miserere viene cantato solo nei 5 sabati di Quaresima e mai davanti all'altare. Yeah.
per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, la stessa spiaggia, stesso mare. Buongiorno a tutti da Anna Sgarella. Continua la nostra indagine riguardo alle spiagge della provincia di Sassari. Oggi abbiamo raggiunto la spiaggia di Portoferro, una spiaggia spesso scelta dai surfisti, ma non solo. Andiamo subito a vedere che cosa ne pensano i bagnanti. Corretto. Ciao! Di dove siete? Di Roma. Di Roma. Come mai avete scelto questa spiaggia? Ve l'ha indicata qualcuno? No, casualmente, stamattina giravamo, casualmente. È stato proprio un caso. Allora, dammi le tue prime impressioni. Bella, veramente carina, sta bene. Servizi? Ancora non abbiamo usufruito di niente perché siamo arrivati da poco, però sembrano che il bar è qui, sta bene. Va bene, allora mi sai dire ancora poco su questa sera? Sì, siamo arrivati da poco, siamo andati a fare una passeggiata e siamo qui. Ti do il tempo di guardare, buona giornata. Come mai avete scelto questa spiaggia? Perché si sta bene. Ma di dove siete innanzitutto? Sassari. Sassari. Cosa vi piace di qua? Una spiaggia diversa dal solito, sì. Sia per quanto riguarda i colori, ma anche per gli sport che si praticano. Sì, certo. Voi praticate qualcosa? No, niente. Io sì, io praticavo il calcio, adesso non lo pratico più. Ascolta, l'acqua è sempre pulita? Ma sì, spesso sì, sì. Sempre pulita. La spiaggia? Anche. È bella. Servizi? Ma sì, c'è il bar vicino, insomma, ci sono tanti servizi, abbastanza. Non potete lamentarvi di niente? No, 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 no. No. Va bene così. Va bene. Grazie. Niente, no. Tu vuoi dire qualcosa? Martina. Sei d'accordo? No, no. Buon sole, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Di dove siete? Di Ploaghe. Come mai la scelta di questa spiaggia di Portoferro? No, perché è tranquilla, il mare è pulito. Basta. Qual è la caratteristica che vi piace di più di questa spiaggia? Che, no, che non c'è molta gente. È sempre così, quindi la, diciamo, la frequenza delle persone? Sì, più o meno sì. A parte oggi il mare è come un po' ventilata, però si sta bene. Non c'è un affollamento eccessivo di persone, però si sta bene. Trovate parcheggio tranquillamente? Sì, sì, se si viene presto la mattina, intorno alle 9, 9 e mezza lo trovi tranquillamente. Magari se intorno alle 11 già lo trovi più in là. Lei pensa che, vi vedo che è un bambino, pensa che quest'acqua sia pericolosa? No. Sente parlare a volte di mulinelli? No, sino adesso no, non mi sembra, no. Sta tranquilla? Sì. Va bene, buona giornata signora, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Di dov'è? I don't speak Italian. Grazie lo stesso. Buongiorno signori. Di dove siete? Siamo di zona Milano, Monza. Vedo che avete scelto la parte organizzata qua di Portoferro. Quali sono i servizi che vi offre e quanto spendete? Ah, i servizi abbiamo preso semplicemente che siamo, ci basta questo, questi due lettini e l'ombrellone, non abbiamo bisogno d'altro, abbiamo speso 20 euro per queste cose, ma per noi è sufficiente, tanto più che altro perché insomma stare tutto il giorno sotto il sole è un po' eccessivo, però ci siamo trovati bene, il posto lo conoscevo di fama e quindi siamo venuti dalla zona di Alghero volutamente qua. Cosa vi piace in particolare di questa spiaggia che rimane un po' diversa dalle solite spiagge? Io non conosco molto le altre perché è tanti anni che non venivo ad Alghero, però è molto ariosa, bella, cioè un bel posto, mi piace, sì.
penso che sia un po' più larga di Le Bombarde, mi dicono i miei, loro che ci sono stati. Quindi per questo che siamo venuti qua, perché mi sembrava di trovare un po' più spazio, più natura. La trovate più selvaggia? Sì, sì, penso di sì, però ti ripeto, io l'altra non l'ho ancora vista, però penso di sì. Cioè, l'avevo sentito parlare come un posto bello, perché sono un po' appassionato di sfogliare un po' giornale, eccetera. Quindi, poi una zona della Sardegna che secondo me è molto bella, che c'è più verde, non è quel sole accecante del sud del Cagliaritano. Ok? Grazie mille, buona giornata. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Non cambiare, la stessa spiaggia, stesso mare. Siamo arrivati al riepilogo di questo fine settimana che si presenta denso di impegni molto interessanti, ma soprattutto di partite che poi dovranno dire davvero tanto in riferimento al proseguo del campionato delle nostre formazioni. Si inizia alle ore 13 ad Olmedo sul parquet del Comunale. La Tavoni Basket prova a riprendere la marcia nel campionato di Serie C1 nazionale di basket opponendosi alla Tiber. Parlando di calcio femminile, alle ore 14.30 a Codrongiano sull'Eurospin Torres, padrona di questo campionato, ospita il Pordenone sul sintetico che è stato richiesto esplicitamente dalla squadra ospite. Quindi 14.30 a Codrongiano, Eurospin Torres contro Pordenone. Alle 18.30 al Palazzo Serra di Mini ritornano di scena le ragazze del Sant'Orsola Team 98 per la Serie A3 di basket femminile, opposte a Lavagna che ha fatto uno sgambetto davvero incredibile alla Geas, quindi partita da prendere con le molle per le ragazze di coach Cordeschi. E passiamo domenica, quando al Vanni Sanna con un fischio inizio alle ore 14.30 per la Serie D, la Torres 1903 è opposta alla Sarnese. Grande opportunità per i ragazzi di Mister Bacci di poter proseguire la corsa verso la tanto agognata promozione nella Lega Pro. 18.15 al Palazzo Serra di Mini invece per la Serie A Beco, Dinamo Banco di Sardegna opposto a Venezia. La Reyer Venezia è squadra davvero dai mille volti, si sta molto ben comportante, era la grande assente della Final Eight di Coppa Italia. E a proposito di Coppa Italia, la squadra della Monte Paschi Siena, che appunto ha avuto la meglio della Dinamo Banco di Sardegna con molte recriminazioni, affronterà questa gara pronta a riprendere la marcia. Festa di carnevale con il gremio di San Cristoforo. Stasera festa in maschera a partire dalle 22. Domani la pentolaccia per i bambini dalle 17.30 nella nuova sede di via Santa Elisabetta 18. È possibile visionare tutti i nostri TG, informazione e approfondimento sul nostro canale di YouTube TeleG 1 e sulla nostra pagina di Facebook TeleG Sassari. TG, informazione e approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 16, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.